di là, eccoci qua, nuovo episodio della carriera con la nostra Ferrara Corse su Formula 1 2020, seconda stagione. Siamo alla gara di Francia, come vedete dal titolo, o meglio, come vedete dalla foto, perché non scrivo mai che gara è nel titolo. E dove siamo rimasti? Veniamo da un secondo posto in Canada, dopo aver fatto anche una buona qualifica. Qui non so bene a cosa possiamo aspirare, perché la macchina non è male. Il problema è che io in Francia ho sempre fatto schifo, non mi piace la pista, non mi piace guidarci, non mi piace guardarla, proprio. Siamo due rette parallele che non si toccano. Nel frattempo abbiamo tre aggiornamenti in corso che potrebbero farci diventare la seconda forza del mondiale dopo la Mercedes. Infatti abbiamo l'intercooler, oltre ad aggiornamenti all'alo e all'ala anteriore. In campionato siamo in seconda posizione, nel piloti e terzi nel costruttori. Vediamo un attimino cosa salta fuori. Per il resto abbiamo vinto la rivalità anche con Vettel, meglio di così. Non poteva andare. Detto questo, andiamo a farci le qualifiche. Q1. Non ci si può avere una pista con tutte quelle vie di fuga, ma un po' di erba, ghiaie. Cioè, cos'erano coglioni negli anni 90 che correvano con erba e ghiaia? Non credo che loro erano coglioni, non credo che loro sono coglioni da non riuscirci. Poi si lamentano dei limiti di pista. Solito, avanti. E a 10 minuti dalla fine scendiamo in pista. Anche oggi mi sa che dovremo fare due tentativi in Q1. Anzi, anche oggi, in realtà in Canada ne è bastato uno, però qui non si sa mai. Alleggeriamo la macchina il più possibile e scendiamo in pista. Male questa curva. Ecco, questo è il pezzo dove noi possiamo fare la differenza, i due rettilinei. Non abbiamo fatto la differenza per niente. Adesso arriva la parte difficile. Che brutto rumore. L'ho detto io che questa gara era dura. Allora, Norris ha fatto il record nel T3 con 38,1. Noi abbiamo fatto 39, cioè noi siamo stati più lenti nel terzo settore. Abbiamo preso 8 decimi da Ghiotto in quel settore lì. Adesso siamo più lenti su tutta la linea rispetto a Ghiotto. Vabbè, prepariamo un treno di gomme nuove. 2 minuti e 29, scendiamo in pista. Giochiamoci tutto. Giochiamoci tutto in questo giro, ma che vada, partiremo in. No, piove. Dubito che sia migliorabile la. Ventesimi. Errore strategico. Ma può capitare. Ci sta. Bravo Luca che la piazza in Q2. E sono stati più lenti sotto tutta la linea. E il Q2 non era neanche lontano perché eravamo a 3 decimi.
Però vabbè, è andata così. Nessun problema. Così è andata, non piangiamoci addosso, c'è ancora la gara. Ottima giornata. E tu che ne dici? Al Vabbè. momento chi nomineresti come tuo rivale numero uno? Vettel difficoltà bassa. Merda, l'ho battuto. No comment, cioè che cazzo di rivali sono? De Vries. Cioè. Poi Hamilton e Bottas mi metti davanti. Vabbè, no comment. Pensi che oggi sia andata bene? Tu cosa dici? Siamo ventesimi. Un Cosa sarebbe potuto andare meglio? po' tutto. Beh, grazie lo stesso. Boh, c'è la bocca che lagga. Adesso, quotato 1-0-1, che ingegnere viene a rompermi i coglioni, lo so, So che è così. Che sfortuna, non è proprio il piazzamento in cui speravamo. Ma non preoccuparti, non è la fine del mondo. Grazie, sapevo. Allora, dai, andiamo alla gara, sti cazzi, non mi interessa. Buongiorno e benvenuti al circuito Paul Ricard, che ospita oggi il Gran Premio di Francia, un evento che risale addirittura al 1906. Si è disputato su molti tracciati nel corso degli anni, regalandoci momenti incredibili, da Digione a Magny-Cours, entrati nella storia dell'automobilismo. Speriamo di viverne qualcun altro oggi. Un giro qui al Paul Ricard consiste di 15 curve per una lunghezza totale di quasi 6 km. I piloti dovranno fare attenzione in uscita dalla curva 10, subito pronti per curva 11. Attenzione ai sorpassi, alla fine del rettilineo principale e nella zona di frenata all'ingresso di curva 8. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Lewis Hamilton parte dalla pole position e Valtteri Bottas completa la prima fila. Per quanto riguarda il resto della griglia, Leclerc, Verstappen, Daniel Ricciardo e Albon, Vettel, Sainz, Ocon e Sergio Perez, Kvyat, Norris, Lance Stroll e Giotto, Gasly, Magnussen, Nyck de Vries e Antonio Giovinazzi, Grosjean, Ferrara, Russell e Nicolas Latifi. Chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà a prevalere oggi. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Madonna, che disco rotto di ingegnere, peggio di quelli che criticano Mazepin. Lasciamo così com'è per adesso, alleggeriamo possibilmente la macchina, almeno un po'. Ma no, bisogna selezionarla la strategia. Prepariamoci, andiamo in pista, dai. Dai. Che partenza di merda. Stava partendo meglio anche Latifi. Ma andrà a cannone all'esterno, che poi diventa interno. 3 posizioni guadagnate, ottimo. Casino. Figlio di puttana! No, io voglio vedere questo figlio di troia che cazzo mi ha combinato. Questa ve la metto perché era una della parte. Cioè, qui l'ha proprio fatto apposta, si vede, era qui di fianco. Che senso aveva questa sterzata? Che senso aveva? Che senso aveva? Spiegatemi il senso di questa manovra. No, io ve la metto, ve la faccio vedere, non mi interessa. Secondo tentativo. No, sono partiti male. Malissimo, sono partiti.
sono fermi all'interno. Ricordo questa cosa dall'anno scorso, cioè dall'anno scorso, dalla stagione scorsa. Siamo 17esimi alla caccia di Kevin Magnussen. Ok, P16. Il motore ne viene tanto di più della Haas. Porco Gasly, ma non se ne frega un cazzo. Curioso di vedere perché Gasly avesse perso tempo. Cioè, io non ho parole, è un attacco d'assassino da online questo. Ok, sono tanto vicini alla Haas, 4 decimi solo. Dai. Due decimi solo. Niente, non ne abbiamo. Faccio la scia, il sorpasso, non riesco neanche ad attaccarlo. Il lato positivo è che stiamo distaccando Gasly e Giovinazzi, però... Stavolta siamo vicini, stavolta siamo vicini. Quinto giro. Dai, non è possibile però che valga così tanto il sorpasso. Fanculo, ma che staccata che mi devo inventare. Vediamo un attimo solo se l'ho toccato giusto per correttezza. Ok, è stato corretto. Sainz e Perez ai box, guarda quanti. Vida aggressiva, dobbiamo riuscire a superare Luca. Ok, possiamo uscire fortissimo da qua, scia. Difender ragazza. Ok, Ghiotto va in box, noi continuiamo la gara. Luca è rientrato ai box, Luca ai box. Spingiamo, dobbiamo spingere più che possiamo sto giro. Ok, abbiamo tenuto lo stesso passo dei primi, ora andiamo in box. Vediamo un po' se funziona la strategia. Non credo, però sperare non costa niente. Mi sa che la pagheremo caro, lo pagheremo caro l'overcut.
che siamo 13esimi. Siamo davanti a Stroll, siamo dove eravamo prima praticamente. Vediamo se riusciamo a passare Ghiotto. Andiamo all'esterno. Informazioni su Bottas. Il problema è così grave da costringerlo al ritiro. Virtual safety car. Quanto tempo mi stanno facendo perdere? Ah, non mi interessa intentare un attacco in questo giro. Non aveva rotto niente, un miracolo, eh. Il contatto c'era. Palla integra. Dobbiamo rischiare. Non spingere come dei dannati. Norris si può riprendere. Fuxi al T1. Dai. 29-6 giro record. Dai, dai, dai. Un giro manca. Cioè, un giro e mezzo. Norris è qui. Inizia l'ultimo giro. Non è possibile che con la scia e il sorpasso non riesco a fare un cazzo, però è. Niente, è finito. Con aggressività all'ultimo giro ci prendiamo la nona posizione, vaffanculo. Finito la benzina, va bene. P9. Potevamo fare di più se solo o non avessimo fatto l'overcut o non avessimo perso tempo dietro Ghiotto e Kvyat, però vabbè. Capitano anche queste gare. Una vittoria nona meritatissima posizione. Fa calare il sipario su questo sublime Gran Premio di Francia. Luca, cosa credi abbia fatto la differenza oggi? Credo che la vittoria sia merito di una gestione oculata delle gomme e di una guida senza sbavature. Una combinazione che ha consentito di ottenere il massimo dagli pneumatici per l'intera gara. I piloti si apprestano a salire sul podio per la cerimonia di premiazione. Quando si parla di quella mondiale, di oggi è stata una vittoria di squadra, risultato di una prestazione eccellente a tutto campo. E vince tutto della Mercedes. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Fantastico risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Luca Filippi, dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Direi Ferrara. Molti piloti si sono messi in luce oggi, ma credo che lui sia stato l'unico a sfruttare appieno il proprio potenziale. E passiamo ai costruttori. La Mercedes aumenta il suo vantaggio. Nel frattempo la Ferrari ha migliorato la propria posizione. Ottimo weekend per questa scuderia che avanza in classifica. Bene Luca, finisce qui un altro fantastico weekend di corse. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci. Alla prossima! Siamo scesi al terzo posto in campionato e siamo quarti nel costruttori.
Che va comunque bene, per carità, però. Siamo stati di un decimo più veloci sia di Hamilton che di Ricciardo. Così è andata. Siamo scesi terzi in campionato, che comunque ci sta tutto. Detto questo, andiamo avanti. Mi dispiace per Ghiotto che è sceso 14esimo, però vabbè, dai. La sua gara la stava facendo. Detto questo, siamo arrivati alla fine. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, cliccate mi piace e commentate. Dopo è stata una gara un po' vecchio stile. Cioè, come erano le nostre vecchie gare nei primi episodi. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Bella gente!